31 maggio 2015 si vota per l'elezione del presidente della Regione Umbria e per i 20 consiglieri che andranno a comporre l'Assemblea legislativa. I seggi elettorali resteranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 31 maggio. Per votare è necessario avere con sé la tessera elettorale e un documento di identità valido. In caso di smarrimento della tessera elettorale è necessario recarsi presso l'ufficio preposto del comune di residenza per il rilascio di un duplicato. Sulla tessera elettorale è indicato il numero di seggio dove votare e il suo indirizzo. Gli elettori riceveranno una sola scheda dove sono indicati i candidati alla presidenza della giunta regionale e a fianco le varie liste regionali collegate al candidato presidente. Sono possibili 4 modalità di voto. Tracciando un segno sul rettangolo del candidato presidente della regione. Si esprime un voto per il candidato presidente e in tal caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione o della coalizione di liste ad esso collegate. Tracciando un segno nel rettangolo che contiene il simbolo della lista regionale. Si esprime un voto valido sia per la lista che per il candidato presidente a cui quella lista è collegata. Si può tracciare un segno sul rettangolo di un candidato presidente e sul simbolo di una delle liste ad esso collegate. Si esprime un voto per il candidato presidente e per la lista collegata. Scrivere il cognome o il nome e cognome di uno o due candidati di lista senza tracciare alcun segno sul simbolo della lista di appartenenza comporta l'attribuzione della preferenza per i candidati, ma esprime anche il voto a favore della lista medesima e del candidato presidente collegato. Si possono indicare fino a un massimo di 2 preferenze. In questo caso, i 2 candidati prescelti devono essere di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Non è ammesso il voto disgiunto, è cioè nullo il voto espresso tracciando un segno su un candidato presidente e sul simbolo di una lista collegata a un altro candidato presidente. È inoltre nullo anche il voto espresso per più liste collegate a candidati presidenti diversi. Viene eletto presidente della regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti e alle liste che sostengono il candidato presidente vincente sono assegnati 12 seggi su 20. I seggi vengono attribuiti alle liste della coalizione collegata al presidente vincente se superano il 2,5% dei voti validi. Alla lista che ottiene il risultato migliore non possono essere assegnati più di 10 seggi. Gli altri 8 seggi sono assegnati alle liste di tutti i candidati presidenti perdenti se superano il 2,5% dei voti validi. Al candidato presidente miglior perdente viene comunque assegnato di diritto un seggio. Elezioni regionali 2015. Si vota domenica 31 maggio.